si fa un sente la parola presente, certamente un povero sensato. Un disegno a favore, credo sia un personaggio ben noto a tutti, ma forse è il caso di ricordare alcuni tratti. Nasce a Milano nel 1909 da una famiglia alto borghese ebraica ebrea, parentata con Tagliacorso, con Teporbo, i Sereni. Si laurea all'Università di Milano con Piero Martinetti con una tesi su Leibniz nel 1930. Nel 1931, 32, 33 va a Marburg come lettore e giovani studiosi in carriera in Germania costituisce un punto di riferimento quasi obbligato. Ha contatti con Auerbach, filologia romanza, Auerbach è l'allievo di Spitzer, a Marburg aveva insegnato fino mi pare al 27-28 il Leben, ha contatti con Lobit, che è un antistorifista, molto stimatore di Nietzsche, personaggio nella vicenda intellettuale di coloro che troviamo frequentemente, e insomma ha un affinamento della sua formazione sul piano della metodologia, sul piano del linguaggio. Cito qui per tutti una sua recensione molto importante, La vita, alla mia vita di Trotsky, che dove si trovano riferimenti sull'autobiografia, sull'importanza della narrazione e nel proseguo della vicenda politico-culturale di Coloni, questi tratti saranno poi ben evidenti. Nel 1935, di formazione antifascista, di simpatie socialiste, nel 1935 diventa un membro importante del Centro Socialista Interno e nel 1937 diventa addirittura responsabile del centro dopo gli arresti che gli erano succeduti. Insegna filosofia nei licei, va a Trieste nel settembre del 1938. Coincidenza si può dire con le leggi razziali, viene arrestato e condannato dopo alcuni mesi al carcere di Varese a 5 anni di reclusione, è mandato a Ventotene dove incontra Spinelli e Ettore Rossi, come si sa in quella circostanza nasce il manifesto di Ventotene di cui proprio Coloni cura l'edizione, la prima edizione clandestina nell'inverno del 1944, perché nel frattempo è inviato a Melfi, dove da cui evade entra in clandestinità sempre nelle file del Partito Socialista, diventa uno dei protagonisti della resistenza romana, intanto che nel fine maggio del 44, quindi poco prima della liberazione di Roma, viene catturato, ferito a morte e muore. Quindi personaggio particolarmente importante, significativo, tenuto conto anche della brevità della sua vita, 35 anni. Da un punto di vista filosofico, i miei colleghi ne parleranno poco, su cui semmai sarà possibile tornare successivamente, fa studi sull'estetica anche per l'amicizia e l'influenza di Borghese a Milano, è amico del figlio personale di Borghese, nel 1932 fa una pubblicazione sull'estetica di Croce, Leibniz, Croce, l'epistemologia, la serie
psicanalisi, che molti datano la sua attenzione alla psicanalisi dopo l'incontro con Sala a Trieste, ma probabilmente la frequentazione dell'ambiente accademico in Germania già lo avvicina a Freud, la psicanalisi, e poi c'è da ricordare forse il caso ancora più significativo, che negli ultimi anni della sua breve vita si dedica agli studi della geometria non euclidea e quindi alla relatività, e i suoi percorsi parigini metà degli anni 30 attraverso lo storico della scienza De Santillana viene introdotto in ambienti di matematici, fisici, più importante di tutti è De Broglie, che è un premio Nobel per la chimica nucleare, e entra in contatto perfino con un certo Vesso, che è l'ingegnere responsabile dei brevetti di Berna. Vesso, che è intimo, molto stimato di Einstein. Quindi anche i suoi studi sulla relatività, al di là degli aspetti metodologici che costituiscono forse il contributo più importante e originale di Polonia alla fine, qui dirà che gli studi sulla relatività sono il mio figlio spirituale. Quindi la considerazione che dei suoi studi alla fine Polonia è che questi costituissero proprio il punto di arrivo, e semmai la discussione si cercherà di spiegarlo, dei suoi studi. Ma insomma era preso molto sul serio dai suoi interlocutori, ha degli ultimi colloqui con matematici, fisici, i maggiori della sua epoca. Quindi personaggio da un punto di vista del pensiero di indubbio interesse. Il volume che sul piano politico l'ho detto, Lasch muore giovane, però lascia un'eredità non trascurabile, soprattutto sui giovani, perché nell'atteggiamento che Polonia ha c'è sempre un aspetto pedagogico di discussione, di confronto, di introspezione anche personale. E i giovani, tutti i giovani che hanno avuto contatto nel periodo della resistenza romana con lui, ne hanno un ricordo addirittura mitico. Claudio Pavone, lo storico della resistenza ben noto, era un suo collaboratore con un certo Lopresti, e poi i giovani, Vassalli, Solari e così via. Quindi sul piano politico il problema che affronta in parte l'autore del libro che presentiamo oggi, e che è sempre stato di fronte a chi si è avvicinato alla figura di Polonia, era il rapporto tra pensiero, il filosofo e l'azione militante, addirittura nel centro clandestino, il centro interno socialista, poi esistente, che rapporti vi erano tra il politico e il militante e il pensatore. Naturalmente molti hanno visto una sorta di sovrapposizione, di distanza. È uno studioso prestato alla politica, ma una volta che la situazione si fosse normalizzata, è stato scritto, sarebbe tornato ai suoi studi, perché quelli erano la sua corrispondente, la sua natura genuina. Però a ben vedere questa distinzione tra il politico, il militante e il pensatore, ovviamente si tratta di campi completamente diversi, non è così distruggibile. Del resto le persone difficilmente si possono dividere in due parti alternative. Beh, anche nel suo modo di concepire la politica vi è qualcosa che risente molto delle conclusioni, le sue conclusioni come pensatore, in particolare la tendenza a respingere sempre il dogmatismo, l'assolutismo, la sistematicità assoluta, a mettere in discussione le categorie. Sul piano filosofico, che è spiegato in questo libro, ereditando il criticismo kantiano, ma non solo, ma partendo da lì. L'autore
l'uno che l'altro, l'altro profilo. Io aggiungerei anche questa tendenza a mettere in discussione sempre tutto, a non dare niente per scontato, a respingere quello che in filosofia si chiama l'antropomorfismo, cioè il vedere la realtà con gli occhi propri, pensando che quello che si vede sia la verità assoluta, mettere in discussione le categorie d'arte, così come in parte aveva fatto nel criticismo lo stesso Kant. Questo cosa significava nella politica del tempo? Ad esempio, mettere in discussione la forma Stato, la forma partito. Era la grande tradizione della sinistra internazionale, europea in particolare, fino a allora. Da lì nasce il suo invito, specialmente alle giovani generazioni, di concepire la politica con nuove categorie. Nasce lì il federalismo, l'idea del federalismo europeo a cui lui arriva ben prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Non ci sarebbe stata salvezza futuro per in particolare dei paesi usciti sconfitti dalla guerra come l'Italia o anche la Germania se si fossero adottate le stesse categorie degli stati che erano stati invece utilizzati alla fine della prima guerra mondiale per la pace universale. Bisogna rovesciare completamente, partire da basso, la rivoluzione. La rivoluzione per lui significava appunto una rottura di una continuità politico-istituzionale che non prefigurava un futuro di sviluppo, di pace, di giustizia sociale per la socialista per il futuro. Ecco, io questa voglia, questo desiderio, questa ricerca di rivisitare la realtà in cui operava modificando le categorie tradizionali la trovo benissimo anche nella militanza. E l'ultimo aspetto che mi piace di sottolineare, l'autore traccia un quadro all'insegna di uno sviluppo costante del pensiero di Colonni in tutte queste fasi che ho sommariamente descritto. A me piace sottolineare il carattere intellettuale. Questo Colonni davvero è non solo ragione politicamente, ma è un intellettuale a livello europeo. Leggeva una pagina di Goethe, pare al giorno così, racconta Goethe, adesso Nietzsche, Goethe, Rick erano i suoi autori preferiti. Insomma, ragionava come davvero un intellettuale europeo, questo precursore. Il volume che presentiamo è breve, sono poco più di 100 pagine, raccolgono le visitanti alcuni interventi, il primo risale al 2012 e altri ovviamente successivi, e in tre fasi che riflettono grosso modo le fasi della maturazione, dello sviluppo del pensiero filosofico di Colonni. Non tratta l'autore l'aspetto invece del militante, dell'esponente politico, non è oggetto di questo studio. E conclude con un appendice dove sono presentati cinque frammenti, si può dire cinque piccoli studi di Colonni negli ultimi anni relativi alla epistemologia, alla metodologia, importante alla metodologia, soprattutto sul piano scientifico. Ricordo, e giustamente l'autore lo mette in grande risalto, fino a fare una lettura a ritroso partendo da lì, il programma che Colonni fa nel 42 nella concedere per una rivista di mitologia scientifica discutendone con Ludovico Gelmonat e pensando a Baffi come futuro direttore. Questo per dire un'Italia che ancora era permeata da una cultura idealista molto consistente, questa era una strada davvero
e innovativa. Ebbene, nei cinque frammenti che qui vengono riportati con questo programma si conclude questo piccolo libro. Un piccolo libro potrebbe apparire, diciamo così, limitativo, data l'imponenza dei problemi che la vicenda culturale dei Colonni presenta. In realtà invece quello che può apparire umile si presenta piuttosto come un pregio, perché pur nella sua brevità è un saggio, è molto compatto e riesce a ricostruire molto bene i vari passaggi della formazione di Roma, e quindi diciamo si fa leggere bene. Questo credo che per lui non sia uno degli ultimi temi. Allora, parla ora. Polizzi è storico della filosofia dell'Università di Pisa. Ecco, allora io diciamo mi sono incontrato con Colonni, grazie a Jennifer Chiari, devo dire, per la edizione della Malattia della Metafisica, che è stata pubblicata in occasione del centenario della nascita di Eugenio Colonni. E devo dire che ho ritrovato in Colonni un ambiente, un clima, un orizzonte che conoscevo già e che indica luminosamente il quadro della filosofia, di certa filosofia italiana durante la guerra, nel periodo drammatico della guerra e poi nell'immediato dopoguerra, e che richiama anche per certi versi una tradizione filosofica di inizio secolo, di inizio Novecento. E il fatto che Colonni sia stato, come dire, frutto di una conoscenza differita, come ha scritto Eugenio Garenne in un suo articolo, ci indica la difficoltà che la cultura italiana ha avuto a confrontarsi e a valorizzare dei pensatori che sono sicuramente fuori dalla tradizione dominante della cultura italiana. Non a caso Garenne parlava di questa conoscenza differita, di questa difficoltà di recepire il pensiero di pensatori appunto marginali, tra virgolette, anche a proposito di Giovanni Vaiati, che in qualche modo ha qualche affinità con Colonni, a mio avviso, anche se visse nei primi decenni del Novecento. Perché dico questo? Perché in effetti diciamo la tradizione filosofica, la cultura italiana ha un debito nei riguardi di pensatori come Eugenio Colonni, perché non è riuscita a comprenderne il valore sia nel tempo in cui essi hanno operato, sia per il dibattito filosofico e culturale attuale. Cercherò di motivare questa mia affermazione. Intanto è stato già ricordato qual è il percorso formativo di Colonni, che ha avuto grandi maestri come Piero Martinetti e Giuseppe Antonio Borghese. Ricordo che sono stati due tra i pochi a rifiutare il giuramento al fascismo e quindi a perdere la cattedra universitaria. E è stato ricordato il rapporto appunto con una cultura molto varia e interessante quale fu quella triestina negli anni tra le due guerre, in particolare con Umberto Sava. È stato ricordato il rapporto con Croce, che diciamo è in qualche modo il punto di passaggio della sua formazione, perché il libro che Colonni pubblicherà è proprio dedicato all'estetica di Croce. E tanto è vero che si parla di un idealismo. Ora, il termine idealismo in filosofia è abbastanza ambiguo. Se noi richiamiamo questo termine alla tradizione idealistica italiana, cioè a Croce, neo-idealistica, Croce, Gentile, oppure all'idealismo classico, a mio avviso sbagliamo, cioè non è questo l'idealismo al quale Colonni si riferisce quando parla di esperienza e di pensare scientifico. È un idealismo del pensare scientifico, direi,
nel momento in cui questo pensare scientifico diventa costruzione di concetti, di categorie, di idee, ecco, nel momento in cui è espressione di una soggettività che costruisce una rete di comprensione del reale. E quindi non è un idealismo metafisico, ecco, questo è un'acquisizione sicuramente certa, perché se c'è una lotta senza quartiere che Colorni sviluppò a partire sicuramente da quella svolta, almeno una svolta al metodo che ebbe nel confronto sembra con Saba a Trieste, è proprio la lotta contro l'ossessione metafisica della filosofia. Quindi Colorni, diciamo, quando parla di malattia filosofica, ed è il saggio più importante che viene raccolto appunto in questi scritti pubblicati ripubblicati nel 2009, quando parla di malattia filosofica parla sostanzialmente della metafisica, parla della filosofia come era stata a lui proposta, insegnata, e di una filosofia che mette al centro, diciamo, un orientamento sistematico e un tentativo di comprendere il mondo in maniera organica. Questa è la malattia filosofica dalla quale Colorni vuole guarire, e vuole guarire avviandosi a una ricerca che non può che mettersi in relazione sia con grandi pensatori critici e soprattutto con Kant naturalmente, sia con le scienze, e in particolare con le scienze fisiche e matematiche del suo tempo. Quindi questo rivolgersi alle scienze e questo abbandonare ogni, diciamo, cornice metafisica della filosofia è una modalità di pensare assolutamente moderna ed europea negli anni, fine anni 30, inizio anni 40. È quella modalità di pensare che per esempio era sviluppata nel Circolo di Vienna, che era sviluppata nell'empirismo logico, della quale partecipava attivamente Ludovico Genonat, con il quale Colorni ha veramente un percorso parallelo fino alla sua prematura morte. E Ludovico Genonat era stato a Vienna, aveva conosciuto e fatto esperienza con questa tradizione nuova di pensiero che addirittura cancellava il concetto di metafisica. Ricordo che nel circolo Neurath si alzava ogni volta e diceva: questa è metafisica, non possiamo parlare di questa cosa perché è metafisica. Proprio c'era una opposizione netta nei riguardi di tutto ciò che potesse sembrare metafisica, e c'era uno sguardo a che cosa? Uno sguardo a queste scienze che avevano fatto una grande rivoluzione, una rivoluzione senz'altro paragonabile a quella copernicana e newtoniana, la rivoluzione portata avanti dalla geometria neoclidea, dalla teoria della relatività ristretta generale, dalla meccanica quantistica e dalla genetica, tra l'altro, anche che ha il suo anno di nascita nel 1900. Quindi sono teorie scientifiche che cambiano radicalmente il nostro modo di concepire la scienza e il rapporto della scienza con la realtà. E questo Colorni l'aveva ben analizzato, cioè davvero Colorni era perfettamente consapevole di questa svolta metodologica, tanto è vero che il suo problema filosofico è quello di elaborare una metodologia, di sviluppare una metodologia della conoscenza e dei rapporti tra conoscenza e realtà. Una metodologia che naturalmente deve avere a che fare con la dimensione sperimentale e osservativa, ma che deve avere a che fare anche con la dimensione linguistica, imprescindibile ormai dalla scienza moderna. La filosofia scientifica, quindi, di Colorni, così la chiamerei, ha tanti elementi di vicinanza con grandi orientamenti del Novecento filosofico europeo, innanzitutto Wittgenstein, che naturalmente ha dato
il via anche alla riflessione del Circolo di Vienna. Poi, per quanto riguarda l'Italia, metterei in luce da un lato, come dire, gli archetipi non sempre dichiarati e non sempre comunque presenti, perché erano anch'essi dei pensatori che non hanno avuto seguito nella tradizione italiana del primo Novecento, cioè appunto Bailati, che ricordavo, Giovanni Bailati, che è stato sostanzialmente dimenticato durante il fascismo fino alle riscoperte degli anni 60 e 70, e Federico Enriquez, che rappresentava uno degli intellettuali più europei della tradizione della filosofia scientifica italiana del primo Novecento. Ecco, diciamo, se vogliamo prendere dei riferimenti che in qualche modo possono far gioco per capire meglio l'orientamento e l'elaborazione teorica di Colombi, dobbiamo pensare a questi grandi filosofi della scienza, diciamo, del primo Novecento italiano, entrambi sostanzialmente dimenticati nel periodo in cui Colorni sviluppava la sua attività anche di ricerca. E dobbiamo pensare anche ovviamente a un filosofo della scienza come Gellman, che, come vi ho detto, è stato un suo interlocutore, è stato ricordato, diciamo, doveva essere con lui nella elaborazione di questa nuova rivista di metodologia, e che diciamo ha proseguito poi un percorso molto importante, molto significativo nella storia italiana del dopoguerra di filosofia della scienza. Però ecco, mi sembra che ci siano anche delle differenze già nel breve periodo in cui Colorni ha operato, tra la posizione, tra le ricerche di Colorni e quelle di Gellman, per fare un riferimento. E per indicare queste differenze mi sembra che la cosa migliore sia guardare nel libro, che è sì un piccolo libro, ma è un libro che permette di seguire completa il percorso filosofico di Colorni, e di guardare anche alle relazioni tra questo percorso filosofico e l'attività politica e l'attività anche, diciamo, nell'ambito del federalismo e delle scelte così europeistiche. È un libro che permette, attraverso il prisma della filosofia, di guardare anche a tutto Colorni, non solo a Colorni filosofo. Infatti il problema che emerge fin dall'inizio nella introduzione di Geri Cerchiari, che è proprio il problema che è stato ricordato da Maurizio degli Innocenti prima, cioè il problema del rapporto, che è un problema ovviamente, uno dei problemi cardini della riflessione intorno a, cioè, a Colorni, è quello del rapporto tra pensiero e azione, no? E questo problema del rapporto tra pensiero e azione non sempre è stato, mi sembra, valorizzato e inteso allo stesso modo, perché se io guardo quanto si dice a pagina 19, si riportano le posizioni di due grandi un amico, Ernesto Rossi, e l'altro, insomma, uno studioso che si è dedicato ampiamente a Colorni, come Norberto Bobbio. Beh, Norberto Bobbio, diciamo, proprio esplicitamente parla di un uomo di azione, quindi cioè lo vede rivolto sostanzialmente all'azione, mentre mi pare che Ernesto Rossi sostenga che era un intellettuale assolutamente negato all'azione pratica. Queste sono parole che vengono riportate da Geri Cerchiari e che sono confermate da un testo in una nota nella quale si riporta una frase, sembra, di Colorni, che riporta sempre lo stesso Rossi: appena posso torno al mio Leibniz e alla teoria della relatività, tutto il resto per me ha minore importanza. Ora, naturalmente, in questa oscillazione tra il prevalere di una dimensione più propriamente filosofica e diciamo di pensiero e l'uomo di azione, ci sono tante varianti. Non è il caso di individuare, diciamo, quanto avesse ragione Bobbio o quanto avesse ragione Ernesto Rossi, però è sicuramente importante la sottolineatura che fa Geri Cerchiari
sul tema della volontà, perché il tema della volontà come punto comune di incontro tra scienza ed azione mi sembra un tema molto motivato e anche molto ben consistente sul piano sia etico che conoscitivo, perché quando Colorni dice che appunto l'opera di dissoluzione degli a priori deriva in primo luogo da un atto di volontà che quindi assume un valore etico, e questo atto di volontà è un'operazione di tipo conoscitivo, gnoseologico, ma nello stesso tempo è un'operazione che ha un valore etico. Quindi il tema della volontà è in effetti un tema che diciamo un punto d'unione che può benissimo rendere conto di questo difficile o comunque ambiguo rapporto tra pensiero e azione che si riconosce in Colorni. E questa dimensione morale che giustamente anche degli innocenti ritrovava nella lettura che Ceri Cerchiai fa del rapporto fra pensiero e azione è ben espressa nella introduzione quando appunto Ceri Cerchiai sottolinea come l'impegno politico è rivolto a un tentativo di volgere il pensiero in azione concreta, quindi questo rapporto non è per nulla un rapporto diciamo di opposizione, o comunque non è un rapporto nel quale la dimensione del pensiero non trovi poi una relazione con la dimensione dell'azione. E che la volontà abbia a che fare anche con la dimensione, come dire, conoscitiva, si ritrova in una riflessione che viene riportata nel capitolo terzo del libro, che è quello sul quale mi soffermo ora brevemente di più, cioè il capitolo che si intitola Filosofia e metodologia della scienza. In questo capitolo, dove si esaminano le posizioni ultime di Colorni proprio sul tema della filosofia e della metodologia della scienza, si richiama, ed sono parole dello stesso Colorni, come ogni affermazione di verità contiene un atto di volontà. Ecco, niente poteva essere detto in maniera così netta. La ricerca scientifica non è la scoperta della verità, ma è un'affermazione di verità che ha a che fare con la dimensione della volontà, ed è quella che Ceri Cerchiai, chiamando Colorni, chiama una inversione di valori, una inversione dei valori che consiste nel prendere consapevolezza di questa implicita volontà che sta alla base della ricerca conoscitiva. Quindi la ricerca conoscitiva ha dentro di sé una volontà implicita, e l'operazione metodologica di Colorni è questo invertire i valori e trovare quindi la volontà implicita come la base consistente, addirittura inconsapevole anche, e questo è un tema che ci apre verso la psicanalisi, della ricerca conoscitiva. E questa riflessione quindi a mio avviso attraversa il piano filosofico scientifico e quello politico in maniera convincente, quindi c'è un collegamento che si trova nella stessa riflessione di Colorni, non è un collegamento estrinseco. Il secondo punto però che volevo brevemente considerare è proprio questo tema della filosofia come metodologia della scienza, al quale è dedicato appunto questo capitolo. È un tema che naturalmente ha come punto di riferimento originario, diciamo, Kant e la riflessione di Kant, la riflessione critica di Kant sul metodo della conoscenza, sulle forme della conoscenza, la rivoluzione copernicana di Kant che mette il soggetto al centro dell'attività conoscitiva. Però è un kantismo che viene rivisto e letto alla luce della scienza moderna, e quindi in qualche modo è, diciamo, un kantismo tra virgolette indebolito, non accetta Colorni
diciamo, la rigidità del Fabrioli kantiano sottolinea una dimensione che anche Geri Cerchiali individua come quella del convenzionalismo critico, dove c'è sì una dimensione critica che richiama Kant, ma c'è un aspetto convenzionale che a me fa pensare molto a Henri Poincaré. Ci sono molti elementi di vicinanza tra il comodismo di Poincaré e il convenzionalismo critico di Colorni. Questa attenuazione dei principi a priori, questo guardare alle categorie come qualcosa che può essere modificato, naturalmente ha a che fare con lo sviluppo della scienza, cioè il fatto che per esempio erano esplose le teorie delle geometrie non euclidee, che ovviamente mettevano in discussione uno degli a priori fondamentali del kantismo, cioè la priori spaziale, ma è anche un modo di intendere la filosofia come metodologia della scienza. E in realtà la parola più appropriata, Colorni non la usa perché non è una parola che ha ancora largo corso fino al 44, anche se esiste in lingua italiana, il primo che l'ha introdotta in Italia è Annibale Pastore. La parola più appropriata è quella di epistemologia. In realtà Colorni è un epistemologo, cioè Colorni è un pensatore che, muovendo da una tradizione filosofica e una formazione filosofica, si è confrontato nello specifico con le teorie scientifiche, studiandole davvero come hanno fatto Heidegger, come hanno fatto Schlick, come hanno fatto i grandi filosofi appunto della scienza austriaci e tedeschi, e quindi cercando una fondazione metodologica del sapere a partire dalle nuove teorie scientifiche che mettevano in discussione un sapere, diciamo, il sapere meccanicistico della tradizione newtoniana. Quindi qui abbiamo a che fare con una tradizione epistemologica italiana che è stata molto, come dicevo all'inizio, molto marginale, che ha avuto sì nella figura di Enrico, nella figura di Mailati, alcuni esponenti di rilievo all'inizio secolo, ma che poi è, come dire, stata cancellata e che ritornerà poi con Gemonat dopo la guerra. Ecco, Colorni è perfettamente nel tema, diciamo, della ricerca epistemologica che in quegli anni nel mondo, in Europa e nel mondo, era uno dei punti più d'avanguardia della filosofia europea e mondiale, mentre non lo era in Italia. E questa riflessione però ha anche degli aspetti di novità, perché sì, alcune cose sono proprie di un orizzonte, il tema dello sbloccamento delle categorie che viene ricordato qui, l'idea che le scienze sono un processo e quindi si sviluppano come un processo, ma non sono non arrivano alla verità, quindi che non c'è una verità scientifica, quello che ho ricordato, il convenzionalismo critico. Sicuramente queste sono dei punti di arrivo anche di una riflessione epistemologica che Colorni condivide con altri esponenti della cultura europea, però c'è qualche cosa di diverso e di nuovo, o comunque di originale. Per esempio, la cosa particolarmente originale è il fatto che Colorni non abbandoni sostanzialmente mai la sua formazione crociana. Vorrei ricordare quanto scrive l'amico Mario 40 nella nota 40, dove dice: Eugenio Colorni è l'unico filosofo italiano degli anni 30 che io conosca il quale sia passato da iniziali studi di estetica, Crocia, Rigaud, Bersom, di storia della filosofia, Leibniz, a ricerche sulla teoria della relatività. Non ci sono altri casi del genere, insomma, nella tradizione filosofica italiana. Quindi questo è un marchio tipico del pensiero di Colorni che lo rende in quanto tale originale. Poi che questo legame sia un legame critico e sia anche un legame di distacco progressivo, insomma, a me sembra che un distacco molto forte sia presente, per esempio, a pagina 113 nel suo nel,
nel suo programma, appunto, quando parla, dice: non si tratta affatto di discutere se le categorie siano 12 o 10, eccetera, se l'economico e l'estetico siano mondi autonomi o meno di considerare le cose. Qui c'è ovviamente la critica a croce, insomma, che è abbastanza netta. Quindi c'è sì il riferimento, come dire, il riferimento formativo a croce, però c'è anche la critica. Ma c'è un altro elemento, concludo con questo, perché non voglio andare oltre il mio tempo, un altro elemento che mi sembra, diciamo, particolare in Colombo, è quello di, in qualche modo, oltrepassare le epistemologie. Cioè, ci sono, intanto, dal punto di vista, come dire, stilistico, perché in Colorni c'è una dimensione allegorico-morale, una dimensione narrativa, qui sono riportati per esempio il testo sui quattro modi, richiamato il testo sui quattro modi di filosofare, poi il programma inizia con questa lunga metafora sulle porte, le chiavi, sul filosofo e lo scienziato che hanno dei modi diversi di aprire le porte della realtà, insomma, in qualche modo, che è molto efficace dal punto di vista narrativo, dal punto di vista, diciamo, dello stile. E questo, insomma, allontana un po' stilisticamente Colorni, non so, dalla tradizione epistemologica, alla Carnap, per esempio, o anche alla Reichenbach. Non c'è soltanto questo, cioè l'aspetto, come dire, stilistico, ma c'è anche l'aspetto dell'apertura verso l'irrazionale, no? Questo tema del rapporto, del confronto con l'irrazionale, che è un confronto, uno scontro, certo la ragione è sempre il punto di riferimento privilegiato per Colorni, però Colorni si rende conto che c'è un mondo dell'umano che non è quello della razionalità, come dicevo prima, anche la volontà in qualche modo è implicita, e elabora, esprime, e mi fermo su questa riflessione che è alla conclusione del programma, che è uno dei testi, mi sembra, più belli, anche più efficaci della riflessione di Colorni, che qui viene riportato per la prima volta per intero, questo, insomma, va detto, è stato già pubblicato, però qui è pubblicato integralmente anche con un'attenzione critica al testo. Ma mi fermo proprio sulla pagina conclusiva del programma, quando Colorni parla di formule di trasformazione. Ora, le formule di trasformazione, richiamando le trasformazioni di Lorentz che servirono ad Einstein per elaborare la teoria della relatività ristretta, ma qui le formule di trasformazione servono a guardare anche a un'altra dimensione dell'umano che non è quella razionale, e cita espressamente la psicanalisi: mediante tale trasformazione si forniscono agli uomini gli occhiali che permettono di vedere con la nuova illuminazione finché non si saranno avvezzi ad usare il linguaggio diretto. Quindi questa apertura a un orizzonte della umano, sempre della dimensione umana, che non è quello della razionalità, ma che può essere raggiunto attraverso formule di trasformazione, quindi attraverso comunque un impegno razionale, ecco, sono questo sicuramente, è un'apertura che direi non si trova in nessun filosofo della scienza del Novecento, non è così chiaro, forse qualcosa di simile, qualcosa di avvicinabile c'è in Wittgenstein, soprattutto nella seconda parte della sua riflessione, ma insomma mi sembra che almeno nell'ambito italiano, ma comunque anche nell'ambito europeo, segni un'originalità che è un'originalità davvero unica, credo, nella tradizione italiana, e che ci fa pensare a quanto e come Colorni avrebbe potuto sviluppare il suo pensiero se non avesse vissuto soltanto 35 anni. Grazie. Assumendo funzione di presidente con il servizio del commercio, e approfittando che sono una posizione centrale del tavolo, ho la parola al professor Roda.
mio intervento riguarda soprattutto il Colonna filosofo. Molte cose sono state anticipate dai due studiosi che mi hanno preceduto, e già dagli interventi che si sono visti si capisce come si sia di fronte a un autore estremamente ricco, estremamente ricco di riferimenti filosofici e scientifici, anche abbastanza distanti, apparentemente distanti l'uno dall'altro. Sono stati fatti i nomi di Croce, di Reichenbach, di Nietzsche, della psicanalisi, della teoria della relatività, e certamente per il primo impatto con la lettura di Coloni, che già prima del libro di Cerchera era avvenuto nel volume delle Inaudi che è stato citato poco fa, certamente è abbastanza difficile, affascinante muoversi in questo panorama estremamente ricco e ricco di riferimenti apparentemente che difficilmente, che si fa fatica a mettere insieme. Ora, io mi soffermerò in particolare però su due o tre aspetti, due o tre che del resto sono già stati toccati soprattutto dall'intervento di Gaspare Polizzi, cioè la figura di Croce nella riflessione di Coloni, così come emerge dalla riflessione dal libro di Cerchiari, il riferimento a Nietzsche, un riferimento a Nietzsche che è stato sottolineato soprattutto nel suo aspetto anche etico, perché la volontà, è stato detto prima, è alla radice della ricerca scientifica, e in qualche modo la ricerca scientifica diventa un'impresa anche con un forte carattere morale, è stato detto prima. E poi la psicanalisi, l'interesse per l'irrazionale da parte di Coloni, che anche qui, secondo me, è proprio come del resto mi pare sia già stato evidenziato da Gaspare Polizzi, un aspetto in cui viene fuori l'apertura, è stato usato questo termine di Coloni, la disponibilità del modo di ragionare di Coloni, della filosofia di Coloni, la disponibilità che arriva a tentare di definire dei criteri, dei metodi di ricerca che possono addirittura investire un ambito apparentemente non scientifico, come potrebbe essere quello dell'inconscio, del profondo, il mondo della psicanalisi. Ora, prima però vorrei fare due considerazioni su Croce. Su Croce, così come emerge negli scritti di Coloni, che fa spesso capolino anche naturalmente, soprattutto in un capitolo, nel capitolo centrale, nel volume di Geri Cerchiari. Mi sembra che l'interesse di Coloni per Croce sia caratterizzato da due momenti. Una illuminazione, un'infatuazione iniziale, che soprattutto l'infatuazione è dovuta alla lettura del Breviario di Estetica, che come noto è un libro sistematico di Croce in forma molto breve, molto concisa, ma dove si ha un'esposizione abbastanza chiara della cosiddetta dialettica dei distinti, dei vari ambiti in cui si manifesta il sistema di Croce. Ed è questo il primo impatto, sembrerebbe, di Coloni, da giovane Coloni, con la filosofia di Croce, che lo porta all'incontro con l'universale, con la filosofia, con la lettera maiuscola, con la F maiuscola, con il modo di ragionare con le lettere maiuscole, è un'altra espressione coloniana questa, modo di filosofare che verrà poi abbandonato da Coloni, verrà lasciato alle spalle, ma che però mi sembra molto interessante perché mi consente di fare una citazione che traggo dalla Malattia filosofica, che riguarda appunto l'universale e che consente di vedere come in Coloni, ed è un aspetto che caratterizza proprio caratterizza Coloni, ma caratterizza è una delle linee, delle tracce che possiamo seguire nel volume di Cerchiari, la complessità del personaggio in cui uno stesso concetto, in questo caso l'universale, raccoglie, estremamente pregnante, ha un valore filosofico, ma non soltanto filosofico. Vi leggo rapidamente questa citazione. Pierino, che è Coloni stesso, appena scoperto il Breviario di Estetica, ha capito tutto. Finalmente è diventato un filosofo. Sa dove mettere le cose, sa dove collocare le cose che conosce. Iniziano, grazie a Croce, grazie agli schemi, alle categorie che gli ha dato Croce, inizia alla possibilità di collocare nella loro posizione giusta. L'universale, Pierino ha capito che qui è il punto, la pietra di paragone, il vero filosofo
È vero filosofo finalmente, appartiene alla casta degli iniziati solo chi ha capito l'universale. Gli altri sono dei volgari empirici. Capire l'universale non è cosa da tutti, non è cosa che si impari. L'universale è croce quindi, ma l'universale sono anche i cugini, lui scrive. L'universale è più invisibile che vede, sono i gesti compiuti con la sigla della totalità. Ora, questi cugini sono i cugini sereni. Chi ha letto questo resoconto, chi ha letto, chi conosce anche solo superficialmente Coloni, sa benissimo che nella formazione di Coloni è stato molto importante il rapporto con i tre cugini sereni, che vengono descritti un po' come dei castighi di Dio nella malattia filosofica. Sono terribili, dei rompiscatole tremendi, e poi soprattutto erano dei fanatici fondamentalmente, mi pare di poter dire con le loro. E questo fanatismo, che è un'altra forma dell'universale, che qui viene accostata esplicitamente al verbiario di estetica, è sicuramente qualcosa che colpisce i giovani, che mette anche in stato di inferiorità il giovane Coloni, che mette in crisi il giovane Coloni. Ecco, io ho fatto questa citazione partendo da Croce, riferendosi sempre a Croce, per far vedere come un tratto che mi ha colpito nella personalità di Coloni, che, ripeto, emerge nel libro, inevitabilmente nel libro di Cerchiai, viene messo ben sottolineato con efficacia, è sicuramente questo fatto per cui uno stesso concetto, l'universale, non è soltanto l'universale, il sistema filosofico, non è soltanto un concetto filosofico, è qualcosa che si porta dietro, un che di autobiografico. Il termine autobiografia è fondamentale per Coloni, cioè è qualcosa che è legato in questo caso al rapporto importantissimo nella formazione di Coloni con questi tremendi cugini sereni. È legato non solo a questo, ma è legato anche a una disposizione di fondo tipica dell'uomo, che verrà poi spiegato nell'evoluzione successiva della filosofia di Coloni. È un qualcosa al quale ci attacchiamo perché ci risulta rassicurante, risulta efficace nel vellicare la nostra pigrizia mentale, e invece l'evoluzione successiva del pensiero di Coloni sarà appunto un mettere in discussione questo universale che filosoficamente si presenta nella prima fase della riflessione di Coloni come pensiero di Croce, e giungere a delle conclusioni alle quali poi accenderò, ma che del resto sono già state anticipate. Però Croce non è soltanto il filosofo dell'universale che inizialmente viene affrontato da Coloni, viene, come dice, l'illuminazione che caratterizza la vita di Coloni. Prima è stato detto che Coloni appartiene a una tradizione epistemologica italiana tipica, che sono stati fatti i nomi di Henri, questi di Vailati, poi si è passati a Geymonat. Ecco, però è molto interessante, ed è cosa tipica del personaggio di Coloni, il fatto che, pur appartenendo a questa tradizione, Coloni trova la necessità di fare i conti con Benedetto Croce, di affrontare il pensiero di Benedetto Croce nel libretto del 32, ma anche da un punto di vista che ormai è profondamente diverso rispetto a quello che ho detto prima. Non è più il Croce del sistema, è un Croce visto dall'esterno. Però è significativo questo fatto che un autore, un filosofo come Coloni, certo, ha un'illuminazione crociana, ma non ha una formazione crociana. Lo stesso discorso potrebbe valere anche nei confronti di Gentile. Coloni non è un gentiliano sicuramente, però anche lì ci sono degli articoli, in particolare un altro articolo sempre del 32, mi pare, sulla volontà, nel quale discute la filosofia di Fichte, ma è chiarissimo che la filosofia di Fichte lì è la filosofia di Gentile, perché anche se giustamente probabilmente Claudio Ceso, grande studioso di Fichte, ha detto che Fichte non c'entra nulla nella formazione di Gentile, c'è questo fenomeno strano per cui in Italia in questi anni spesso si parlava di Fichte per riferirsi a Gentile, per attaccarlo, per discutere Gentile. Coloni è un filosofo che poi farà un'evoluzione, si muoverà nell'alveo di questa tradizione epistemologica italiana che si è detto, che però si ferma a
leggere Croce, a commentare Croce, a soprattutto a trovare in Croce, a criticare in Croce quell'universale, quello spirito di sistema che dicevo prima, che viene lasciato alle spalle, ma a riconoscere che anche che all'interno del sistema di Croce si possono cogliere degli aspetti, degli elementi di vita, delle possibilità di lavoro particolari che Croce magari fa soffocare all'interno del suo sistema. Vi leggo un passaggio su questa importanza di Croce per Coloni, a pagina 51, e le parole sono di Coloni del 32. Per il Croce, il Croce ha fornito a tutto il mondo italiano una base di concetti e determinazioni che ormai nel substrato della cultura e della quale, accettando o negando, è impossibile non tener conto e non servirsi. Cioè, siamo tutti crociani, sta dicendo, in qualche modo. Certo, fai i suoi conti con Croce venendo dallo studio che lui aveva fatto con un filosofo che certo crociano non era, tanto meno Gentiliano, Piero Martinetti detestava Gentile, ma proprio lo detestava, lo disprezzava, meglio, perché sapeva disprezzare, no? E non aveva una grandissima considerazione del Croce filosofo. Coloni viene da Martinetti, e ci sono dei tratti della filosofia di Coloni che sono soprattutto l'attenzione al particolare, al dettaglio, come viene sottolineato da Cerchiari. Queste cose vengono da Martinetti, sicuro. Vengono da Martinetti, e soprattutto Martinetti è un vettore che porta a Coloni probabilmente delle letture degli autori di area tedesca, Mach, Avenarius, Schuppe, la filosofia dell'immanenza, filosofi dimenticati oggi, ma che, beh, Mach non, proprio no, ma magari Schuppe, filosofi dell'immanenza sì, ma che nel dibattito filosofico di fine 800 in Germania erano molto importanti e che segnano la filosofia di Martinetti e che giungono a Coloni e che caratterizzano anche la lettura che Coloni può fare della filosofia crociana. E in questo caso a me è venuto in mente un passaggio di un libro di Eugenio Grandi, mi pare che sia del 74, l'intellettuale italiano del XX secolo, dove si sottolinea la dimensione europea di Benedetto Croce proprio riallacciandolo a Ernst Mach, a un certo modo di fare filosofia di Ernst Mach, ed è qualcosa che c'è già in questa critica di Coloni a Croce, in questa lettura che Coloni fa di Croce, in questa personalissima lettura critica, ma non solo critica, e soprattutto una lettura che riconosce l'importanza di Croce nel dibattito filosofico e la vitalità di Croce, perché lui dice, ripeto, l'espressione che usa Coloni: si possono trovare in Croce degli elementi di vita. Soprattutto nei confronti di Croce sembra valere un presupposto, ancora una volta antisistematico, del nostro autore, di Coloni, lo cito qui dall'antologia, cioè non è tanto la filosofia che importa, non è tanto il sistema, non è tanto le categorie fisse, le affermazioni, quanto una disposizione. Dunque, qui sta parlando a proposito di Kant, ma vale anche per Croce questo. Si può intendere per kantismo un corpo stabile e definito di dottrine riguardante le forme a priori della sensibilità e dell'intelletto. Si può intendere per il sistema di Croce la dialettica degli istinti, la dottrina dell'universale, potremmo dire, oppure un determinato atteggiamento dello spirito, un modo di porsi di fronte ai problemi che viene inaugurato da Kant e magari anche da Croce, che può essere perseguito anche riguardo a questioni che Kant non si era prospettato e di cui non aveva idea. Cioè, non dobbiamo rimanere fissi con le nostre categorie, non dobbiamo attaccarci, e questo mi sembra che se dovessi riassumere la posizione di Coloni di fronte a Kant, diciamo, è il secondo tempo della rivoluzione copernicana di Kant. Kant ha scoperto che le categorie della scienza sono nella nostra testa, Coloni dice: facciamo un passo ulteriore, dimostriamo che queste categorie non sono fisse e indubitabili, ma sono qualcosa che cambia, che può essere cambiato dall'uomo. Ora, poi arrivo un'altra cosa che mi ha colpito dalla lettura di Coloni, è anche qui è già stato anticipato poco fa. È stato fatto il nome di Nietzsche, è stato detto come la conoscenza abbia una radice nella volontà.
Quello che mi ha colpito però è come Colone insista, forse provocatoriamente, ma proprio sul Nietzsche più irrazionalista, più scomodo, magari più antipatico, insomma, cioè il Nietzsche della volontà di potenza. Dico questo perché Colone insiste, usa dei termini molto marcati per definire il fatto che l'uomo plasma le proprie categorie, fa la scienza costruendo la scienza con dando un metodo al proprio lavoro, ma usa dei termini come appunto comandare, costruire, dominare, la padronanza del processo, manovrare, potere, sapere, potere, fare scienza e potere, creare addirittura. E ci sono dei riferimenti espliciti che vengono fatti a Friedrich Nietzsche. Ecco, lui mette qui questo Nietzsche, che è proprio il Nietzsche più irrazionalista, lo mette all'inizio del processo conoscitivo praticamente. Però, e ho fatto un'associazione molto discutibile, qui la dico e qui la nego, mi è venuto in mente un altro filosofo che ho studiato, che ho incontrato nei miei studi, completamente diverso da Colone, Julius Evola. Magari qualcuno di voi lo conosce in quanto teorico dell'antisemitismo e del razzismo. Evola ha fatto il filosofo negli anni 20, ha formulato una teoria dell'individuo assoluto che anche lì è una continuazione dell'attualismo, ma è chiaro che alla radice della riflessione di Evola c'è proprio la volontà di potenza di Nietzsche. Però se questa volontà di potenza in Evola si presenta come il presupposto del dominio assoluto dell'individuo, un po' folle dell'individuo sul mondo, nel caso di Colone sembra che questa volontà di potenza, che all'inizio è la mossa iniziale e che si porta dietro poi tutta una serie di problemi etici, morali, che è stato detto poco fa, ma questa volontà e questa possibilità dell'uomo di dominare la propria conoscenza è un dominio però secondo un metodo, secondo un criterio, secondo non delle idee chiare e distinte alla maniera della vecchia metafisica, ma secondo dei criteri solidi, chiari, strutturati. Quindi in qualche modo la volontà viene imbrigliata, viene messa al servizio della scienza. Non so se le espressioni che si ho colto questo, un aspetto, ma sono partito appunto da questi riferimenti a Nietzsche che mi avevano colpiti. E arrivo appunto al tema dell'irrazionale, che è già stato anche qui toccato, in riferimento alla psicanalisi, al modo con cui Colone parla della psicanalisi. Ora, negli anni 30 presso i filosofi la psicanalisi non era popolarissima. Colone incontra la psicanalisi a quanto pare attraverso Umberto Saba. La psicanalisi è soprattutto, ho presente una recensione di Martinetti a un libro sulla psicanalisi uscito in Italia, ma la psicanalisi è soprattutto una disciplina che dissolve, che distrugge. Noi abbiamo i nostri valori, i nostri ideali, e questi ideali cosa sono? Null'altro che nevrosi, null'altro che espressioni della nostra libido, eh? Però questo aspetto non è presente assolutamente in Colore, non è questo perlomeno il tratto che contraddistingue l'approccio di Colone alla psicanalisi. La psicanalisi è invece un nuovo campo di ricerca, un nuovo terreno che deve essere esplorato, che l'uomo si trova ad esplorare, il campo dell'irrazionale, di quello che un tempo, che per secoli e secoli magari è stato inquadrato in termini di mistica, per esempio. Ecco, ma questo nuovo campo di esplorazione, così ricco, così ancora provvisorio, lui dice, sta parlando appunto negli anni 30, quando la psicanalisi era appena nata naturalmente, però per affrontare questo nuovo mondo, questa nuova realtà di studio, dobbiamo fare? Dobbiamo creare delle categorie, un metodo adatto, un metodo il più possibile rigoroso, il più possibile strutturato, per poter leggere, per poter interpretare, per poter avere soprattutto un processo conoscitivo del quale abbiamo padronanza, che ci permetta di parlare della psicanalisi come scienza, di trattare quella dimensione irrazionale che noi raccogliamo sotto il termine psicanalisi, e trattarla in maniera scientifica. È il metodo
è il nostro modo di vedere, sono le nostre categorie che ci permettono di fare questo. La stessa cosa è stato detto all'inizio a proposito del federalismo. Ma il federalismo è un nuovo modo, è una nuova categoria con cui guardare alla politica, alla realtà dopo lo sconvolgimento della guerra. Le categorie che prima utilizzavamo non servono più, sono fruste, sono palloni sgonfi, con idee morte, come dice Colorni. Il federalismo in questo caso rappresenta un nuovo modo, una nuova prospettiva, un po' in ciò Colorni si muove in maniera perfettamente coerente con il suo, con i suoi presupposti. La psicanalisi è la stessa cosa. C'è un nuovo, un qualcosa di nuovo, qualcosa che Freud ci ha suggerito con le sue indagini, dobbiamo trovare le categorie con cui affrontare questo mondo, questa dimensione. E questi sono, del resto è una caratteristica tipica del pensiero di Colore, no? Dicevo prima, è uno sviluppo il metodologismo di Colore, uno sviluppo della filosofia di Kant, è la seconda fase della filosofia della rivoluzione copernicana di Kant. Kant ci dice che le categorie le abbiamo in testa noi, sono nel soggetto. Colore ci dice: facciamo un passo ulteriore, diciamo, vediamo che queste categorie hanno una storia, possono essere cambiate, possono essere modificate. Noi abbiamo la padronanza di plasmare questi schemi con i quali inquadrare la realtà, dobbiamo farlo secondo un metodo, secondo un criterio, non arbitrariamente, e questo è il compito che dopo Kant tocca alla fisica, alla filosofia moderna e alla filosofia come metodologia della scienza. E volevo chiudere con una citazione che prendo dal volume di Cerchiari sul metodologismo critico di Colorni, quindi dove appunto emerge chiaramente che l'importante è non che cosa studiamo, ma come lo studiamo. Il metodologismo critico di Colorni, ciò che per l'autore può propriamente definirsi la conoscenza scientifica, vorrebbe al contrario individuare i meccanismi di formazione del sapere per dominare l'intrinseco processo di formazione, i meccanismi del sapere. Questo permette, e uso un altro termine che è stato usato poco fa dal professor Polizzi, apertura, permette una grandissima apertura alla prospettiva coloniana, una grandissima elasticità. Elasticità e apertura sono termini tipici di un altro allievo di Martinetti, che è Antonio Banfi, che secondo me li usava in maniera molto retorica e molto poco rigorosa. In Colorni invece c'è un'apertura e una elasticità nel proprio modo di far filosofia che consente di ampliare il raggio di azione dello scienziato e di affrontare varie discipline. L'esempio della psicanalisi è forse, da un certo punto di vista, è più estremo perché riguarda l'irrazionale, di affrontare queste discipline che prima sfuggivano all'indagine scientifica, affrontarle con uno spirito scientifico nuovo basato su questo metodologismo critico. Grazie. Mi viene la parola ad Onore per una replica. Hai presentato molto. Intanto ringrazio i relatori, ringrazio per l'invito questa sede e la discussione del volume. E quindi provo nella replica a cercare di concentrarmi su alcune dei temi, dei tanti temi che sono emersi intorno alla filosofia di Colorni. La prima è sicuramente quella più evidente, è il rapporto tra parlava il professor De Innocenti, di cui si è parlato anche dopo, tra filosofia e politica. In effetti è vero, è vero che è difficile, sembra difficile all'apparenza trovare un nesso. Bobbio diceva non c'è alcun ponte tra i due aspetti. Colorni sembra che non
gli articoli politici coloniali sembrano poter poco avere a che fare in effetti con gli scritti sulla teoria della relatività piuttosto che sulla metodologia della scienza. Si è parlato quindi di un atteggiamento, e rispetto a questo secondo me è molto chiaro una una sorta di citazione coloniale immaginaria che ha fatto Guido Piovene. Guido Piovene fu un amico di Colonia durante gli anni dell'università, poi i due si allontanarono in seguito da alcuni scritti a sfondo antisemita che Piovene scrisse in favore del regime sostanzialmente, e poi si riavvicinarono. E Guido Piovene nel romanzo Le Furie attribuisce al vecchio amico, quando si incontrano, queste parole che sono interessanti, riescono a accettare molto bene questa cosa che si diceva del rapporto di atteggiamento tra politica e filosofia. Immagino che quello mi dica questo: mi sono reso conto che utilizzate idee morte anche voi per non avere seccature, o soltanto perché è più facile, senza accorgervi delle conseguenze che ne derivano, magari pronte a non ridire se vi trovate davanti alle conseguenze. Quali idee? Teniamo presente che una delle caratteristiche di Coloni è esattamente quella di saper prendere le categorie, sarebbe questo il procedimento della rivoluzione materiale, prendere le categorie, quindi le idee, così come queste ci appaiono, le idee costituite, e cercare di trovare quali sono, come nascono, eventualmente ribaltarle e quindi proseguire in questo modo nella conoscenza. La psicoanalisi serve anche a questo. Ad esempio, cos'è il creativo categorico kantiano? Sono tutta una punto di vista psicoanalisi, dice Coloni, sempre più celebre, faceva anche Sala, non è nient'altro che il superiore. Allora, quali idee? Tutte, ne dirò qualcuna, come viene? Il mondo, la ragione, la giustizia, l'anima, aggiungi pure la morale e la verità, e la libertà anche. Qui sono idee scientifiche e idee etiche e libertà e idee politiche. Non vi accorgete che si sono svuotate, sono pallori sgonfi, come diceva Rocca. Come le pronunciate non vogliono dire più nulla, per questo i vostri libri sono quasi tutti falsi, non che si possa farne meno di quei libri, anzi bisogna farli vivere. Di quelle idee, anzi, bisogna farle vivere, distruggerle coraggiosamente, questo sono fare la psicanalisi. Questo è un utilizzo scientifico di Nietzsche, per anche la politica di Coloni. Distruggerle, scientifico, Coloni vede la psicoanalisi, tra le altre cose, come un proseguimento della filosofia di Nietzsche, sostanzialmente. Nietzsche ha affrontato il razionale in modo scomposto, dice a un certo punto Coloni. Si tratta di affrontarla con il pacato animo dell'indagatore, questo è Freud. Distruggere coraggiosamente, questo di nuovo significa distruggere un po' di me stessi per poi ricostruire e marvire. Oggi è divenuto più urgente ed è il lavoro che ci tocca. Domani, quando non lo so, toccherà ad altri distruggere le nostre idee e un po' di se stessi. E qui si arriva alla politica. Le idee morte sono anche micidiali, violente. Prendendo come stanno le idee che ti ho detto, difendendole come stanno, se si tiene in piedi ciecamente, stupidamente, magari credendo di opporsi, un castello di inganni. L'effetto è il sudiciume che ci vediamo intorno, specialmente in Italia. Il sudiciume obbligatorio e per di più morale, come dicono loro. Ecco, qui secondo me Piovene ha inquadrato molto chiaramente qual è il nesso tra l'atteggiamento, si può dire, scientifico di Coloni, la capacità di dominare le nostre categorie, cioè dominare le nostre categorie conoscitive significa sapere mettere in discussione, sapere mettere in discussione vuol dire fare conoscenza nuova. E dall'altra parte l'atteggiamento politico, quello che si diceva, scardinare il sistema partitico, per esempio, per quel sistema destra-sinistra, per a livello federalista, dire no, il conservatore è chi è contro l'Europa, il progressista è chi è pro Europa. Ecco, questo per quanto riguarda il... C'era poi una domanda che diceva una questione sollevata da Maurizio degli Innocenti.
messo tra l'epistemologia e gli studi, che poi alla fine sembra che fossero quelli che più Codorni voleva proseguire sulla teoria della relatività, per esempio. Anche qui il concetto è lo stesso che viene raccontato in questo dialogo immaginario di Piovene, cioè cosa significa la conoscenza? La conoscenza è saper in primo luogo ripiegarsi su noi stessi, Nietzsche, psicoanalisi, mettere in discussione le nostre categorie e quindi produrre conoscenza. Per esempio, si chiede Codorni, e questo lo fa, cerca di farlo, manda gli scritti a Gémonat gli risponde, questo carteggio è conservato nell'archivio di Gémonat. Per esempio, un modo è prendere la teoria della relatività e mostrare che la nozione di costanza, che la luce è costante, la nozione di costanza è un più antropomorfico, cioè è qualcosa che non possiamo abbattere. E quindi cosa prova a fare? Si mette a studiare fisica, lui non ha una formazione scientifica, si mette a studiare fisica e prova a cambiare le costanze all'interno della teoria della relatività. Ci sia riuscito o non ci sia riuscito, ci sono questi scritti, lui fa le formule, manda Gémonat, Gémonat gli risponde su qualche errore che c'è, insomma ne discutono. Ma la 40 ha presentato questo piccolo carteggio, cercando anche di sentire dei fisici se fosse credibile o meno questa teoria. Uno dice di sì, uno dice di no, però ecco, questo è il concetto, questo è l'approdo, cioè lo scopo di Codorni è, l'idea di Codorni, del Codorni metodologo della scienza, dell'ultimo Codorni, è quello per cui la conoscenza è la nostra capacità di avere padronanza del mondo. Avere padronanza del mondo significa essere in grado di cambiare le nostre categorie, cioè il modo in cui noi ci approcciamo al mondo stesso. Qual è l'idealismo di Codorni? Se l'idealismo di Codorni si può dire, diceva Gaspare Chiozzi, l'idealismo di Codorni sicuramente muove dall'idealismo crociano, rivisto sicuramente, come diceva Giovanni Rota, anche in modo martinettiano, la critica dialettica è martinettiana, ciò che Codorni dice di apprezzare in Martinetti, cioè tenersi adatto, è la stessa cosa che apprezza Codorni in Croce. Sicuramente questo c'è. Il tentativo di scardinare il sistema, che poi sono anche lì al solito le categorie dell'ultimo Codorni, nasce dal sistema crociano. Paradossalmente, l'ultimo idealismo coloniano, se di idealismo si può parlare, è quello gentiliano, cioè quell'idealismo che dà al soggetto un potere e una forza dirompente nei confronti della realtà. Sotto questo aspetto, in Codorni c'è una sorta di ribaltamento. Lui si avvicina alla filosofia della scienza, e tanto più si avvicina alla filosofia della scienza, quanto più pone l'accento sulla capacità del soggetto di modificare la realtà, tanto più riconosce in qualche modo un si avvicina a delle posizioni di tipo si potrebbe dire gentiliano. Non è un caso che nel 1932 l'idealismo di Fichte, che però è gentile, come si diceva, viene criticato per il fatto di avere all'inizio un aspetto di soggettività eccessivo e quindi di porre l'elemento irrazionale nella realtà. L'ultimo, Codorni, apprezza di Fichte esattamente la trascendenza interna, cioè la capacità di porre questo aspetto irrazionale, prelogico e volontario nella conoscenza. Tutto questo è anche interessante perché è vero, cioè si citava prima una frase di Mario 40, diceva che è l'unico autore che io conosco che abbia che sia arrivato alla filosofia della scienza muovendosi da Croce. Vero. Uno degli aspetti interessanti di
Coloni è esattamente questo particolare integrale. Lettura differita, Coloni viene scoperto alla fine della guerra, su riviste come metodo analisi dal punto di vista filosofico, sto dicendo, riassume in sé, e in questo senso riassume in sé in qualche modo l'itinerario, il percorso della filosofia italiana stessa dall'inizio del Novecento al periodo postbellico, con il rifiuto anche laterale del crocianiesimo, della dittatura dell'idealismo, per seguire un celebre titolo di Cantoni, per giungere poi alla riscoperta della epistemologia. Infine, su Coloni e la psicanalisi, credo, Coloni dice la psicanalisi, credo consentire in tutto, cioè è stato tra i primi ad occuparsi di psicoanalisi in maniera così interessata, diciamo così. L'interesse che è venuto per la psicanalisi sono sostanzialmente due: la capacità appunto di aggredire il conscio, il mondo delle categorie, questo è quello che interessa a Coloni, e dall'altra parte quello di saper affrontare il problema del razionale nicciano, ma con un metodo scientifico. Nella citazione, nella pseudo-citazione coloniale di Piovene, si diceva bisogna la conoscenza, la politica è prima volta lotta contro se stessi, cioè contro i nostri idoli, quelli che noi abbiamo. Ecco, questo è qualcosa che ci consente, per esempio, la psicanalisi, cioè mettere in discussione le proprie categorie conoscitive, scoprire da dove esse vengono ed essere quindi capaci di provare a immaginare una politica diversa piuttosto che provare a immaginare una scienza diversa. Grazie, perché è molto sintetico e anche rimasto nei tempi previsti. Mi sono domande da parte pubblico? Osservazioni? Io avrei una domanda, con una breve risposta, per esempio, sì, qual è il l'apporto di Coloni nel manifesto di Ventotene? Cioè, materialmente, ecco, è tutta roba di Spinelli, oppure c'è anche un apporto? Spinelli dimenticava a sé ogni merito, fino a disconoscere in maniera imponente i meriti di Ernesto Rossi. Sia Ernesto Rossi sia Spinelli attribuiscono a Coloni un atteggiamento di orientamento culturale generale, ma non gli attribuiscono nessuno dei due un merito particolare alla presentazione del manifesto. Fatto sta che la premessa al manifesto di Totene è molto importante da un punto di vista politico-culturale, che viene pubblicata da Coloni all'inizio del 1984, è proprio sua. Temi si discute a proposito di Coloni se lui arrivi al federalismo europeo prima dell'incontro con Coloni, con Spinelli e Ernesto Rossi a Ventotene oppure no. Come ho detto prima, secondo Spinelli, che non è però una fonte del tutto disinteressata, mai, no, ma probabilmente leggendo i suoi scritti nel periodo tra le due guerre di carattere politico, dove il tema della rivoluzione come cambiamento dell'Europa, rivoluzione dal basso, rivoluzione dei popoli, in un contesto chiaramente di ricostruzione dell'Europa uscita, si sperava, dal cielo del nazismo, questo giustamente è un tema sempre presente. Certamente dopo è molto attivo tra i fondatori del movimento modernista fino alla morte, dove è
decisamente che i partiti non lo stanno a seguire, il Partito Comunista, perché alla testa internazionale c'è. Ma il Partito Socialista, come persona comune, si sa, un po' più diciamo permeabile, forse tra tutti i partiti è quello che si può presentare meglio a un'evoluzione in senso federalista europeo. Fatto sta che la battaglia federalista allora forse non era neanche all'ordine del giorno, sarebbe diventato più tardi. C'ho un'altra domanda, scusate, anche se il tempo è difficile, quando si dà poi la possibilità, poi sono più breve ancora se mi fa una domanda. Brevissimo, perché è proprio specifica. Come si pone Colombi nella geografia piuttosto complicata di quegli anni, degli anni 30, della geografia del Partito Socialista e delle varie posizioni sociali? Circa la sua attitudine come militante politico, devo dire che dimostrò una grande attitudine come militante politico, perché prese la gestione, la direzione del centro interno. Come si sa, nel mondo della clandestinità c'era un militante, lui spiegava, quindi la polizia sapeva tutto, e lui fu particolarmente attento sempre nel tenere le trame dell'attività. Naturalmente all'interno dei rapporti tra il centro esterno e il centro interno vi era una sensibilità assai diversa, e da parte del centro interno che ha sempre una più accentuata vocazione, per così dire, rivoluzionaria, essendo operanti in Italia, quindi vedendo con più nettezza il problema della discontinuità come un elemento fondamentale. Questo è da dire. La fortuna poi di Colonni fu relativa successivamente, perché al di là dell'influenza, una leva importante di giovani, la gioventù socialista, si può dire che è stato riscoperto molto, molto dopo, anche Nenni, Togliatti, Morandi, ovviamente avevano passato dalla monarchia alla Repubblica, avevano da costruire un nuovo Stato nazionale, una nuova Costituzione, una Repubblica. E poi con la guerra, con la seconda guerra mondiale, non era possibilità di eliminare il concetto di Stato vinto e Stato vincitore, era l'idea dei federalisti. I vincitori fecero, batterono i loro pugni come sul tavolo della trattativa di pace. Quindi la battaglia federalista, del federalismo europeo, insomma. Non ebbe fortuna, poi si divisero i federalisti, e però nei tempi a noi più vicini, e non a caso si è creato un comitato nazionale, ma non presieduto nel 2009-2010, questa figura di Colonni, come si è visto anche dal punto di vista del suo ruolo nella cultura italiana e anche delle potenzialità che avrebbe potuto avere in politica, perché no? Torna oggi con un occhio ben diverso, insomma è un personaggio straordinario. Io non posso altro che associarmi a chi mi ha preceduto dicendo che ha fatto solo 35 anni. Che cosa avrebbe potuto fare e dire se avesse vissuto più a lungo? Io penso avrebbe potuto dire molto anche sul campo. Posso aggiungere una suggestione a proposito del federalismo? La suggestione è che una pensatrice politica straordinaria in quegli stessi anni, nel 43 mi pare, disse delle cose terribili sulle responsabilità della vecchia Europa e dei vecchi stati europei nella distruzione dell'Europa, poi naturalmente portata avanti da Hitler e da Mussolini, e sostenne l'idea di una nuova Europa dei popoli prima di morire. Questa era Simone Weil, mi pare nel 1943, disse delle cose che mi richiamano in qualche modo questa forza federalista e anti
diciamo, contro gli stati borghesi europei, che mi sembra con ogni affermo. Se il Circolo Fratelli Rosselli ha una proposta, volesse organizzare una discussione sul